pallone lo lanciano poi per Rolando Bianchi, ancora Bianchi che entra in area davanti a Donnarumma, sempre Bianchi, la palla è lì, Bianchi, il tocco, il palo e poi ancora Bianchi per il gol del vantaggio del Torino. Qui adesso si va su Guberti, che può stringere verso il cuore dell'area di rigore, pallone per Antenucci, il raddoppio del Torino. Attenzione perché è un attacco in superiorità numerica per il Torino, Antenucci va dall'altra parte, pallone per Surraco in area, prova Surraco, 3-0 per il Torino. Mentre qui attenzione perché è fuggito Sgrigna, pallone dentro, arriva Bianchi, 4-0, la doppietta di Rolando Bianchi. Adesso Meggiorini, grande palla proprio per Pasquato che la gira benissimo cercando Antenucci. Una bella risposta di Pasquato ai fischi, Antenucci in area, pallone dentro, Sgrigna, la battuta, palla lì, arriva proprio Pasquato. Meggiorini di testa, poi palla per Pasquato, dentro per Antenucci, la battuta, ed è il primo set per il Torino. Hanno Surraco che... E questa sera abbiamo pensato che non si poteva iniziare meglio di così, tutti e sei gol subito del Torino, il 6-0 netto e perentorio con cui Granata hanno archiviato la pratica Gubbio. Buonasera, lunedì appuntamento con Orgoglio Granata, appuntamento con un Torino che da qualche tempo non vedevamo sul campo, c'era da cancellare la brutta figura rimediata contro il Verona e anche da zittire i tanti mugugni e fischi dopo la non brillante prestazione di 7 giorni fa. Il Torino ci è riuscito e grazie anche agli scivoloni del Verona e del Pescara è lì primo in classifica con 66 punti, 4 punti in più delle dirette avversarie, 4 punti in più sulla seconda, quindi si può incominciare a ragionare magari con qualche dato più certo su queste 10 partite che mancano alla fine del campionato. Buonasera da GRP, 2 ore insieme anche questo lunedì per commentare quanto è successo allo stadio, per sentire le voci dei protagonisti, c'è da parlare anche del futuro di Ventura sulla panchina del Toro, perché insomma sono settimane queste fondamentali forse per il prosieguo dell'avventura delle mister sulla panchina dei Granata, come sempre con le vostre opinioni, i vostri commenti da casa e con i commenti degli ospiti che sono qui con me in studio. Buonasera Natalino Fossati. Buonasera Jacopo, ben ritrovati a tutti i tifosi del Toro. Buonasera Daniele Bumma. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ciao, ben ritrovato Roberto Rena. Ciao Jacopo, buonasera. E buonasera Angelo Marello. Ben trovato. Prima volta quest'anno qui nei nostri studi, volta, sì. Angelo Marello, beh forse Natalino non è neanche il caso di presentare, chi non lo conosce, chi tra i tifosi del Toro non conosce Angelo Marello? Ma non solo i tifosi del Toro, lo conoscono tutti e siamo contenti questa sera insomma di averla qui per parlare la di Toro. La cosa è reciproca, grazie. Per parlare di Toro, per parlare del premio, intitolato a suo fratello Stefano Marello, più avanti ne parleremo, vedremo anche le immagini dell'ultima cerimonia di premiazione e anche per farle i complimenti per il premio San Giovanni che ha ritirato pochi mesi fa, poche settimane fa. 25 gennaio. Era l'inizio dell'anno, quindi un paio di mesi fa, vedremo anche le foto della premiazione. Buonasera Pamela. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Pamela, ovviamente il nostro tramite per parlare con voi, o meglio il vostro tramite per parlare con noi, allora incominciamo subito ricordando come fare per commentare insieme a noi questa partita del Toro. Potete chiamarci allo 011 248 96 97 e scriverci a orgogliogranata@grp.it oppure su www.grptv.it. Allora, incominciamo come sempre con i numeri. Ricordiamo che la giornata di l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B si conclude questa sera. Hanno cominciato a giocare da 3 minuti e mezzo Vicenza e Padova. Risultato ancora sullo 0-0, però Pamela, vediamo gli altri risultati di questo fine settimana. Sì, allora abbiamo Ascoli-Pescara 3-0, Bari-Juve-Stabia 0-0, Brescia-Grosseto 2-1, Cittadella-Sampdoria 1-2, Crotone Albino Leffe 5-2, Livorno Modena 2-2, Nocerina Verona 3-1, Sassuolo Empoli 1-0, Torino Gubbio 6-0, Varese Regina 2-0 e poi abbiamo la partita di stasera Vicenza Padova 0-0. Questi dunque i risultati e diamo uno sguardo anche alla classifica. La classifica abbiamo il Torino in testa con 66 punti, il Pescara 62 insieme al Sassuolo, Verona 60, Varese 52, Padova 50, Brescia 49, Sampdoria 48, Regina 46, Bari 42, Grosseto 41, Juve Stabia 40, Cittadella 38, Modena 37, Livorno 35,
Crotone 34, Empoli 31, Vicenza 29 insieme ad Ascoli, Gubbio 27, Nocerina 25, Albino Leffe 25. Benissimo, allora questa è la classifica, Natalino. Incominciamo dalla classifica che sorride forse questa volta in maniera decisiva o dalla partita che ha fatto sorridere molti, bianchi in primis. Abbiamo visto il gol, il primo gol, la caparbietà per buttare dentro quel pallone, ma anche la soddisfazione di Surracco, primo gol in maglia granata. E che dire di Pasquato, che è entrato tra i fischi e nel giro di 40 secondi ha zittito e ha messo d'accordo tutti. Ma io inizio dal più giovane, che è Pasquato, cioè non condivido i fischi di questo ragazzo, perché in effetti insomma lui è adesso ha la maglia del Toro, quindi come tanti altri hanno vestito la maglia del Toro, se lui è ancora giovane, quindi potrebbe anche essere, non si sa, può anche essere un giocatore che potrà servire in futuro al Torino. Quindi partendo da lui arrivo poi a tutti gli altri. Io devo dire che dopo il 4-0 avevo un impegno, sono andato via. Perché anzi, già prima poi che mi dovevo trovare con Angelo Marello, invece Angelo Marello è rimasto lì, che so che era con un altro ex molto noto che era Toschi. Pippo Toschi. E che infatti tanti mi hanno detto, ma dove eri tu? Che c'era Giorgio Puglia. E c'era Giorgio Puglia. Comunque al di là di quello abbiamo visto una buona partita, anche se insomma il Gubbio, dopo che ci aveva battuto nell'andata, mi è parso un pochettino al di sotto delle possibilità, anche se devo dire che con il cambio di Simone insomma non è che abbiamo fatto una grande cosa. Io comunque qui lo dico e qui non lo rinnego, sono contento che Bianchi abbia fatto due gol. E siccome in giro tutti mi additano e io comincio a dire che quando poi perderemo Bianchi poi vediamo con gli altri giocatori come faremo, a meno che non arriva Boriello. Bianchi ha fatto... vabbè, io dico, faccio le battute perché no, tanti... certo. Però devo dire che i tifosi del Toro sicuramente si sono divertiti. A questo punto abbiamo una classifica importante, vediamo di rimanere dove siamo e poi a questo punto qui, anche se il contratto di Ventura viene rinnovato, io non ho niente in contrario. Male non fa. Certamente, ma ne parliamo anche perché abbiamo qualche immagine registrata grazie alla prontezza del cameraman che era con me sabato allo stadio Alberto, di proprio un siparietto tra Ventura e Traccaro in cui si scherzava, ma neanche tanto, sul contratto. Hai detto i due gol di Bianchi, i due gol di Antenucci, però Daniele, Bascia, Guberti e Parisi ci hanno provato prima del gol di Bianchi. Bianchi ha avuto una nitida occasione che purtroppo non è andata bene, quindi diciamo che questa volta il Toro ha costruito, il Toro ha segnato, ha capitalizzato tanto, forse ha capitalizzato anche quello che in altre occasioni non riusciva a portare a casa. Meglio così, perché veniamo dal pareggio, hai detto tu all'inizio, di Castellammare, con qualche polemica, insomma dei tifosi non avevano apprezzato la cosiddetta melina, che poi Ventura aveva spiegato che era un modo per stanare gli avversari. Comunque è stata una bella partita, Bianchi prima ha fallito il possibile vantaggio, secondo me ha sentito un po' troppo il peso del pubblico che si aspettava il gol, poi ha fatto questa azione caparbia, la stiamo rivedendo adesso in replay, ha preso il palo e sulla respinta è stato il più lesto degli avversari a ribadire in gol. Poi inizio ripresa c'è stato il gol di Antenucci, il 2-0, e poi il Gubbio obiettivamente si è sciolto come neve al sole, non è riuscito più a tenere in difesa, già Simone Benedetti aveva faticato, aveva preso un'ammonizione nel primo tempo e il Gubbio insomma ha cambiato allenatore. Ha fatto anche un po' lui, forse la partita Benedetti l'ha sentita. Sì, beh, chiaramente, insomma, di proprietà, ricordiamo ancora in proprietà col Toro nell'affare Stevanovic, e poi insomma gloria anche per Surracco, il primo gol stagionale, hai detto bene, e per Pasquato... neanche un minuto, poco più di un minuto che è entrato, ha zittito questi fischi ingenerosi della curva, ha detto bene Natalino, perché francamente non capisco, in questo momento veste la maglia del Toro, il giocatore deve essere incoraggiato come tutti gli altri, ma l'abbraccio che gli hanno dato i giocatori dopo il gol, insomma anche le dichiarazioni a fine partita hanno fatto capire che il gruppo c'è, insomma. E poi gli altri risultati ci hanno agevolato, il Verona è andato a perdere a Nocera inferiore, il Pescara, io avevo pronosticato che una partita era difficile, è andato a perdere con qualche polemica ad Ascoli, con due gol di Papavai con autorete. E poi Sassuolo aveva vinto, ecco, il risultato è andato così così, però alla fine insomma va anche bene. Sassuolo che ha battuto l'Empoli nell'anticipo 1-0 con gol di Troianiello. L'Empoli sarà il nostro avversario, ne parleremo dopo sabato. Sì. Comunque sia, 4 punti di vantaggio sulle altre, nessuno se l'aspettava prima di questa giornata, Jacopo. La sera della partita con il Verona, Roberto, tu avevi detto, beh, il Toro non è sceso in campo, quindi aspettiamo di vederlo. Il Toro dov'è? Quello di Verona o i 6 gol contro il Gubbio, o c'è una via di mezzo? Perché ovviamente il Gubbio, l'ha detto anche Daniele, dopo il 2-0 si è di fatto scomparso dal campo, quindi non so fino a che punto è valida questo test per dire effettivamente conti, quanto, molto rapidamente, quanto pesa conti. Questo Toro. Sì, facciamo due conti. Allora, se il Toro che ha giocato contro il Verona e ha perso 4-0 era la squadra prima in classifica, sì. Immaginiamo che la Nocerina il prossimo anno faccia la Coppa dei Campioni, perché, cioè quindi
è evidente che c'era qualche cosa quella serata che non andava proprio. Il Toro non c'era, non esisteva. Mi rifiuto di pensare che il Verona vinca 4-0 a Torino e perda 3-1 a Nocera, magari perché la Nocerina è molto più forte del Toro. Cioè, no, è un'equazione che non ci sta. Non regge nessun momento. Quindi quello è stato un incidente di percorso, è andato così. Poteva essere un incidente magari un po' meno pesante, voglio dire, con qualche morto in meno, se vogliamo. Però vabbè, è andato in questa maniera. Secondo me, diciamo così, che è più preoccupante di per sé la domenica successiva, mi aveva preoccupato di più, cioè il sabato successivo con il Westabia, immobilità, difficoltà lì così, ma aveva, a mettere insieme la partita. No, anche perché dava l'impressione veramente che ci fosse un attimo di crisi. Direi che sabato è stato così escluso questo della crisi, il Toro è ritornato in campo, si è rimesso a giocare e probabilmente ha ripreso la sua corsa, ecco. E poi sicuramente ci sono anche gli altri che giocano per noi, evidentemente. Adesso poi parleremo anche di quello che è successo sugli altri campi. E quindi 4 punti dopo due settimane con cui abbiamo passato, trovarsi ora 4 punti di vantaggio del secondo fa sicuramente bene al morale. Molto bene al morale. Vengo poi subito da Angelo Marello, ma in 10 secondi un'impressione su questa partita del Toro, poi torniamo a parlarne ovviamente. L'impressione mia è che c'è questo innesto di questi giovani che senz'altro sono destinati a portar bene, perché questo ricambio fresco, cioè sul racco, questo che è stato fischiato, l'altro l'ex della Sampdoria, Guberti, che si riesce a inserirsi bene, perché c'è stata una preoccupazione quando le è andata una botta lì al ginocchio, si è ripreso benissimo. Per fortuna non ci sono state conseguenze. Pertanto questo giova, no? Perché sono forze fresche. È un altro ottimo segnale. Mi devo fermare perché devo andare in pubblicità. Ricordiamo solo Pamela per fare potete per con noi. Contattarci chiamando allo 011 248 96 97, scriverci a orgogliogranata@grp.it oppure su www.grptv.it. Torniamo tra poco con le voci dei protagonisti. Ben ritrovati, allora ancora in studio, seconda parte di Orgoglio Granata di questa sera. Si è sbloccato il posticipo Vincenzo a Padova 0-1, ha segnato un minuto e mezzo fa a Succi, un rinvio impreciso della difesa del Vicenza di testa, palla appoggiata poco fuori dall'area e di prima intenzione Succi non ci ha pensato due volte, ha calciato verso la porta sbloccando il risultato. Vicenza che adesso come adesso sarebbe fermo a 29 punti in piena bagarre per non retrocedere, e il Padova insomma respirerebbe nuovamente aria di più sicuri playoff. Comunque senza stare a guardare troppo quello che fanno le altre, anche perché non sono direttissime concorrenti il Padova perlomeno in questo momento per insidiare il primo posto del Torino, andiamo a sentire che cosa ha detto il mister Ventura dopo la gara. Ce lo saremmo aspettati un po' più effervescente il mister a raccontarci la sua partita così come l'aveva vissuta dalla panchina, invece insomma sembra quasi, almeno molto probabilmente, le scorie del 4-1 contro il Verona e le critiche che sono arrivate addosso al Torino dopo il pareggio di 7 giorni fa hanno lasciato segno e insomma Ventura ha voluto fare qualche puntualizzazione quasi senza che nessuno iniziasse il classico rituale delle domande. Sentiamo che cosa ha detto il mister. Credo sia una giornata se posso usare, non voglio essere noioso o anche un po' a volte patetico, però credo sia la giornata delle grandi riflessioni, no? Le grandi riflessioni sono che Pasquato è entrato con lo spirito giusto e quando ha fatto gol hai visto 19 persone, è arrivato da poco Pasquato, però lo hanno voluto accogliere, no? È la giornata delle riflessioni di quanto ci è mancato per 6 mesi Guberti, quando manca uno dalle altre parti è una catastrofe, noi ci è mancato giocatori importanti, nessuno ha mai detto niente. È la giornata delle riflessioni che il Pescara perde 3-0 ad Ascoli,
La domanda che io faccio pubblicamente è: cosa sarebbe successo se il Torino perdesse 3-0 ad Ascoli? E quindi vediamo che cosa succede domani a Pescara, cosa sarebbe, riflettendo, cosa sarebbe successo al Torino, perché la Serie B è questa, non la cambierà mai nessuno e non la cambia neanche se tu la vuoi vedere cose che non esistono. La Serie B è che se non ci sono centimetri bisogna cercare di crearli, la Serie B è che puoi perdere su qualsiasi campo, la Serie B non vinci perché, come qualcuno dice, sei il Torino che c'hai una storia alle spalle, vinci nel momento che sai come comportarti all'interno di un campionato che è estremamente difficile, perché se no lo vincerebbero tutti. C'è gente che ha speso 20-25 milioni di euro di investimenti ed è a 15 punti da Torino, quindi vuol dire, questa è la giornata delle riflessioni. Io credo che se tutti insieme, forse meglio le facessimo, sarebbe una giornata molto più importante di quanto pensiamo. Angelo, da condividere queste riflessioni, è il caso di fare queste puntualizzazioni secondo te? Io penso che abbia ragione, perché adesso trovare, anche portare queste piccole discussioni, Gasperini, nuovo allenatore. Cioè pensare già a una... In un momento incredibile, perché non si può, in questa situazione che il Torino sta facendo bene, ha fatto bene dall'inizio del campionato, perché l'altro anno noi avessimo avuto gli stessi punti, saremmo in vantaggio di 10 punti sul secondo, sì. Minimo. Penso sì. Di sì, no? Adesso non ho se la non ho fatto il confronto aggiornato all'11ª di ritorno. Sì, sì, ma però... penso che sia così. Pertanto lo stress di essere sempre in testa è determinante. Questo uomo è un uomo di una certa età, di una capacità, di una professionalità. E io dico, non lasciare lavorare questo uomo vuol dire essere anziché del Torino, contro il Torino. Perché non è possibile, bisogna accettare e accettarlo coi dovuti modi, e pertanto dare piena fiducia perché riesce. E poi adesso ha inserito queste tre nuove leve, no? Sì, io sì, tra sì. Questi personalmente avrei messo anche Gasparroni, perché il discorso entrava... vecchio quello di Gasparroni. Lo so, ma lì la società purtroppo... Lì sono state così, altre decisioni. Entrando Gasparroni cambiava la partita da sempre, per quello che vedevo io. Pertanto faccio i miei complimenti a Ventura e che tenga duro. Natalino, ti aspettavi delle riflessioni di questo tipo dopo una vittoria col 6-0? Voleva andare a rimarcare... Mi dà l'impressione che abbia qualche sassolino nella scarpa. Sì, l'ha data a molti questa impressione. Cioè, verissimo. Siccome è uno anche, insomma, io lo conosco, è una persona intelligente, non è uno l'ultimo del... No, per carità, però, ma e non si lascia mai dubbio la sua professionalità. Avendo 63-64 anni, che è una vita che è nel calcio, è uno molto pacato. Insomma, io magari posso dire che non mi piace per come può giocare, perché è un centrocampista. Sono tutte... Vabbè. Certo, ognuno ha giustamente la sua visione del bravo. Gioco, della squadra, dell'interpretare i modi. Voglio dire, oggi come oggi, mettersi a discutere un allenatore che è primo in classifica, che ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo avuto problemi non indifferenti, proprio attraverso anche gli allenatori, se vogliamo, no? Oggi siamo con il vento in poppa, cioè a questo punto qui... Non credo che sia una bellissima cosa quello che ha detto Angelo Marello prima, io condivido, per il fatto che magari venga fuori la voce di Gasperini. Cioè, voglio dire, Gasperini per dire anche altro. Sì, sì, ma una voce qualunque, adesso magari ti disorienta. Però nel momento Ventura topico del ha seminato e quando ha detto, io l'altra volta, che ha detto una cosa veramente veritiera, che ha detto, ricordatevi da dove siamo partiti. Ecco, io queste parole qua... Cominciamo a capire, ma sai, all'inizio... No, vabbè, ce lo ricordiamo tutti, perché insomma, anni che sappiamo dove è partito e ripartito il Torino. Quindi a questo punto qui bisogna elogiare la squadra, guardare in positivo e pensare che il Torino possa avere anche il vento in poppa, pensare già anche a un mercato diverso. Un po' di miracolo è stato fatto da Ventura, perché questi giocatori non sono... Insomma, e pertanto sei riuscito... Sono dei buoni giocatori per la categoria comunque, non è che sono... Sì. No, magari non tutti, perché su una rosa di 20... No, ma io... Sono 26. La battuta della polemica siamo... che ha detto lui, diceva della Sampdoria. No, certo, che ha speso 25 milioni di euro, ovviamente sì, il messaggio era...
Era con tutti d'accordo su queste posizioni? Anche venerdì Jacopo, lui in conferenza prepartita, ha detto frasi tipo se centreremo l'obiettivo che ci manca, che è il terzo, perché gli altri due erano ridare dignità, sì, al Toro e cioè, cercare di giocare bene. E riagganciare un film alla fine con farò delle considerazioni, il discorso che dicevi tu prima, qualche sassolino da togliersi perché non ha digerito bene le critiche dopo il pareggio di Castellammare, no, però perché aveva spiegato che prima... un tifoso abbia il diritto, il dovere anche, sì, se non gli piace la squadra di dirlo, per carità, è legittimo, siamo in democrazia, quello sì, non, però lui conoscendo il lavoro che ha fatto, grande gestione del gruppo, sai, adesso ha elogiato dopo la partita il discorso dei giocatori, sono andati a abbracciare certo, Pasquato, ma giustissimo, però i tifosi sono anni che masticano l'amaro, quindi hanno anche certo, il diritto di voler vedere però un Toro che gioca e il fatto che diceva e Natalino vince, e che abbia detto altre volte, ricordiamoci dove siamo partiti, ma non per dirlo, perché siamo partiti veramente da quest'estate e c'erano le macerie. Se lo dice ai professionisti della comunicazione, che magari lo stuzzicano un po', o lo dice i tifosi, lo sanno benissimo dove è partito questo Toro. Magari alcuni lontani da Torino non hanno presente, eravamo in hotel cittadino assediati dai tifosi, lo so, me lo ricordo, con giocatori che avevano paura a uscire, lui lo certo, ripete diverse volte, sì. Siamo primi in classifica, 4 punti in più, abbiamo diciamo, non dico il vento in poppa verso la Serie A, ma ottime possibilità di salire, possibilità, dai. E quindi la stagione è buona e il gran lavoro fatto, perché inserire giocatori, adesso Guberti dopo mesi può essere arma in più, Pasquato può essere arma in più, Surraco che sta venendo fuori dopo anche mesi di critiche, lo stesso sì, potrebbero essere quegli innesti bene, giusti proprio in primavera, che altre squadre non hanno, sono più affaticate e tu le possibilità esatto, di sfruttarle queste cose. Roberto, 50 secondi poi devo fermarmi. Ma vabbè, non si può mica dire. Ti è piaciute queste dichiarazioni? Ti sono piaciute di Ventura? Beh, sono ovvie secondo me comunque, cioè vuol dire, cosa doveva dire? È esattamente quello che è successo in questi giorni e dopo una vittoria del 6-0 si può anche permettere di ribadirle ancora una volta. Secondo me bisogna poi andare a discutere un attimo sul concreto poi. Adesso ci andiamo sul concreto, ci dobbiamo fermare Pamela? Sì, potete chiamarci allo 011-248-9697, scriverci a orgogliogranata@grpi.it oppure su www.grptv.it. Molto bene, aspettiamo i vostri commenti e le vostre considerazioni e ovviamente tra qualche minuto anche le vostre telefonate, tra poco. Terza parte di Orgoglio Granata, ben ritrovati. Allora, abbiamo sentito cosa ha detto Ventura dopo la partita, sentiamo cosa hanno detto però i giocatori, Guberti e Surraco, Guberti che tornava dopo 6 mesi di assenza, Surraco che finalmente ha disputato forse la prima gara veramente all'altezza della situazione, anche lui arrivava comunque da periodi difficili per infortuni e non perfetta condizione fisica, Surraco ha anche segnato, Guberti ci è andato molto vicino, ma Guberti insomma ha dato quello spazio alla manovra che tante volte è mancata al Torino, sentiamo. Adesso sto benissimo, anzi poi ho avuto grazie a tutto l'appoggio dei compagni che mi hanno aiutato nei momenti magari che avevo un po' di difficoltà, che non stavo bene fisicamente, grazie anche al mister che mi ha dato fiducia, adesso ho ritrovato la condizione, spero di dare continuità a queste prestazioni. Ma penso che tutti gli esterni che siamo in rosa siamo in grado di giocare tutte le partite, poi va il mister a decidere, purtroppo siamo in 6-7 e ci sono solo 2 posti, poi ci sono qualcuno che resta fuori, pazienza, giocherà altre, però penso che non ha importanza, il risultato che fa la squadra. Meglio di così penso che sia difficile, abbiamo vinto 6-0, abbiamo preso 3 punti da 2 dirette concorrenti, la partita è andata bene, quindi bisogna essere costanti nelle prestazioni, purtroppo non sempre è facile far ciò, però se questa squadra, io non ci sono stato, ma questa squadra è dalla prima di campionato che è prima o comunque è sempre là, vuol dire che è costante, poi possono capitare delle partite come Verona che secondo me è una storia a sé, una partita che purtroppo è andata male dall'inizio e è andata così. Con il Vestabia siamo stati forse un po' troppo prudenti, però dopo una sconfitta così c'era forse qualche scoria da parte precedente. Roberto, dicevi andiamo più nel concreto. Concreto sono poi i giocatori, le azioni che fanno, come si muovono sul campo. 2 esterni, Ventura predica il gioco sugli esterni, sulle fasce ormai da anni. A Torino più volte ha cercato, riuscendoci anche in alcuni casi. Sembra che adesso un interprete di quelli che erano arrivati all'inizio, Guberti, sia quasi del tutto recuperato. Forse Daniele manca ancora proprio quella continuità che ti dà poi solo il giocare. Sì, ha giocato le partite ille. Volevo solo conferma del fatto che tu hai seguito tutti gli allenamenti, quindi c'è stata questa crescita. L'ha detto comunque anche lui, che magari le prossime partite saranno più difficili perché manca magari lo spunto all'ultimo quando deve saltare l'avversario. Concreto il gioco? Parliamo del gioco, parliamo di queste... No,
le grandi orchestre comunque sono fatte dai grandi solisti, no? Cioè sono loro che poi messi insieme fanno diventare un'orchestra, certo. Fanno creare l'armonia e ci vuole poi sicuramente un buon direttore d'orchestra per portare i livelli massimi. Allora, indubbiamente i due solisti che sono entrati adesso, che sono iscritti in orchestra, sono da prima fila, per cui sicuramente sono, cioè ecco, il concreto, il cambio di marcia, il cambio di passo, il salto di qualità, secondo me, può avvenire in questa fase fondamentalmente perché comunque hai recuperato il tuo giocatore più talentuoso. Il fatto di essere comunque riusciti a passare tutto un periodo in cui sei stato comunque primo in classifica per tanto tempo, eccetera, depone sicuramente a favore di questo gruppo e di chi soprattutto lo ha costruito e lo ha amalgamato, cioè questo è indubbio. Certo. Ecco, poi io Pasquato non lo scopro io, avevo pronosticato il fatto che era un giocatore importante, probabilmente lo conformerà ancora nelle prossime partite, per cui sicuramente l'inserimento di questi due ragazzi dà veramente quella ventata di ottimismo che recentemente è venuta a mancare, ma non è tanto ventata di ottimismo, è quanto delle sicurezze che abbiamo avuto fino a un certo punto e che poi improvvisamente sono barcollate un attimo. Secondo me ci siamo rimessi sulla carreggiata giusta, anzi io credo che aumenterà anche la velocità con cui arriveremo alla fine, perché davvero questi due ragazzi sono molto bravi. C'è un particolare da tenere presente, importante, che giocavano con una squadra che qualche problema ce l'aveva e poi non hanno... La riflessione che è venuta a tanti, un 4-3-3, questo Gubbio forse ha usato un po' troppo. È venuto qui, è cambiato l'allenatore, è cambiato magari anche il sistema, però viene a giocare a Torino con una squadra prima in classifica, un pochettino di... Un po' di quadrato lì in centrocampo poteva farlo. In quanto i due ragazzi i problemi li avranno adesso invece, non... Perché? Perché non hanno la gara. Cioè ora hanno giocato con una squadra che hanno dovuto correre, bisogna vedere quando devono rincorrere, cioè cosa vuol dire? Sì. Vuol dire che se non hai la condizione, sia Guberti che non anche lo stesso Pasquato, Pasquato è entrato dopo, ma Guberti che ha giocato tutta la partita, le difficoltà le avrà domenica, ma Ventura lo sa, non è bisogno che lo dica io. Perché? Perché non ha la condizione, adesso ha la vivacità, la voglia dopo 7 mesi di fare una prestazione hoc e ha fatto una grande prestazione. Però gli arrivano le difficoltà, perché poi c'ha il difensore che gli parte e lui deve correre dietro a questo. E quando devi correre, lui non ha un gran fisico, tra l'altro. Guberti dice. Sì, tra l'altro. E quindi è uno che deve anche avere, poi deve fare un po' di gambe, però se l'ha messo dentro, dentro in una partita. Poi Ventura che dovrà fare le sue valutazioni. Esatto. Sì, ma però arriva, non c'è niente da fare. Quando stai fuori un po'. Sicuramente, è una cosa, sei ancora vuoto. Però Natalino ha gestito bene in questi mesi tutti i giocatori esterni, anche Oduamadi quando era in difficoltà stava fuori, poi l'ha rimesso in campo, lo stesso Surraco che ha parlato, ha fatto il primo gol. Sto solo mettendo dei particolari, perché sicuramente è difficile il discorso, no? Certo, avendo tanti giocatori meglio ancora, non dimentichiamo che la carretta l'ha tirata Stevanović adesso, che l'ha tenuto a riposo, non è nemmeno convocato. Iori, ricordiamo, l'ha tenuto in panchina dopo di averlo convocato a Castellammare, l'ha tenuto in panchina. Le pile le hanno finite, però adesso ha giocato con Basce e Vives e si è sentita poco la mancanza, perché il Gubbio non era una grande squadra. Magari ad Empoli c'è bisogno di un regista, certo. Rimette in campo Iori quando ti ripartono gli altri, un altro giocatore della rosa che può dare qualità in mezzo al campo. Migliore in campo? Secondo me, a me sono piaciuti Antenucci, Guberti molto, poi Bianchi insomma ha fatto i due gol, mezzo voto in meno perché ha sbagliato il primo. Non gli perdoniamo niente. E poi Pasquato merita tanto. Mi è piaciuto anche Parisi nel primo tempo, che a momenti faceva due gol, sì, quello che col suo sinistro da fuori area. Ecco, questa è la dimostrazione che abbiamo vinto 6-0 e tutti potevano fare gol. Bisogna vedere poi quando invece dall'altra parte trovi chi è che ti dà due cazzotti. Però è stato bravo, cioè, per esempio, anche Sgrigna Natalino nel secondo tempo quando l'ha messo in campo. Certo. Cioè, ogni giocatore che è stato chiamato in causa dell'avventura ha fatto bene. Ci mancherebbe 6-0. Era il giocatore di forma. No, però era il giocatore di forma delle ultime partite. Antenucci nel primo tempo era stato un po' confusionario. Ma comunque ha sbagliato molto tutto il fronte offensivo. A me non è dispiaciuto. Mi è piaciuto con la grinta, la volontà, questo Bianchi. Il primo gol l'ha fatto di Caparvietà. Il secondo ha trovato, perché ha fatto un tiro potente, ma con una rabbia incredibile, no?
Tecnicamente anche non facile, perché coordinarsi, tenere la palla bassa e riuscire a calciarla così. E lo stesso sul Racco, Jacopo ha fatto una buona partita. Sì, infatti. Sì, diciamo che non è che erano nessuno di quelli che ha fatto gol, aveva spazi strettissimi. No, ma l'ha detto, cioè, nel secondo tempo loro si sono sciolti. Per cui indubbiamente è stato anche più semplice. La difficoltà sarà ad Empoli magari cercare di crearsi. No, ma poi potrebbe però anche esserci un'altra chiave, vuol dire magari tutto questo si è verificato perché gli esterni del Toro sono, o i giocatori chiave del Torino sono usciti a aprire col grimardello tutte le porte, voglio dire, cioè diamo anche del merito al Toro, perché non è che vinci 6-0 soltanto perché magari è proprio successo quello, perché il Toro è stato buono, però obiettivamente adesso se ne qualche prova un pochettino i primi 40 minuti della partita il Gubbio comunque ha tenuto bene il campo, dimmi. È andata bene che quello si è mangiato il gol. È l'unica occasione. L'unica occasione che se del Gubbio dentro, ha regalato palla. Si creava una situazione a Benussi, un po' più difficile per noi. Che è la Graffiedi che a metà del primo tempo ha avuto quel pallone. Benussi ha fatto due parate, una su Graffiedi e una nella ripresa su Mastronunzio che è entrato. Poi il Gubbio non ha fatto era già tanto. Sul 5-0 forse. Sì, ormai era. No, forse sul 3 o sul 4. Poco significativo. Comunque da vedere sto Pasquato, perché ha giocato poco, quel lancio di 30 metri pulito del gol, no? Quel colpo di testa improvviso così che ha rimesso, palla ha rimesso avanti. Antenucci che ha fatto l'ultimo gol, mi sembra, no? Sì. E lì ha un tocco, cioè si può dire già con una visione. Ecco, questa è l'apertura che fa su Antenucci. Antenucci punta l'uomo, entra in aria, appoggia per Sgrigna che calcia, è bravissimo Pasquato a farsi trovare puntuale sulla ribattuta e metterla dentro. Poi adesso dopo vedremo anche l'altro gol dove ci mette ancora una volta lo zampino, come giustamente ricordavi tu, nel far continuare. Eccolo qua, guarda che colpo di testa. Bel colpo di testa. E poi si coordina molto bene Antenucci, ma insomma tutti là davanti hanno giocato bene. Antenucci sì. Io l'ho avuto un paio di volte come avversario. Antenucci o Pasquato? Pasquato, nella mia carriera. Da dirigente, dirigente del Canavese e due volte... castigato. Sì, tutto davvero. Noi abbiamo fatto due volte 2-2 e lui ha fatto tutti e quattro i gol. Ecco, cioè, quindi lui è proprio un giocatore bravo, cioè proprio forte. E si vedeva anche lì che aveva, parlo di 4 anni fa. Quattro anni fa, cioè, era impressionante. È un ragazzo della primavera anche del Juventus, era impressionante. dell'89, quindi. Ma già Modena 2 anni fa aveva fatto diversi gol su punizione, aveva fatto tipo 9 gol, insomma le qualità tecniche comunque no, sono il piede notevoli. Caldo ce l'ha, c'ha un bel piede, non un è bel che piede, visto anche ha detto ragione lui di testa, ha liberato anche luci davanti alla porta. Visto che ne stiamo parlando, se delle regie è possibile, abbiamo isolato il momento dell'entrata in campo di Pasquato, perché è stato sommerso dai fischi di parte della curva, una parte diciamo della curva, non tutti. Poi questo è l'audio che è andato in onda durante la telecronaca diretta della partita. Il fatto che sia la Juventus lo coperchio dei fischi che sono arrivati, fischi peraltro. Questi sono i fischi in sottofondo quando il quarto uomo ha alzato il numero del 77 quando entrava, cioè Pasquato. Poi inaspettati, noi eravamo lì in tribuna stampa, io non me li aspettavo, cioè, poi lui li ha zittiti subito perché ha fatto quello che ha doveva segnato fare. Il gol e quindi poi la gente, la squadra è stata però a questo punto la domanda è giusto o sbagliato fischiarlo? Sbagliatissimo, perché comunque vabbè, sarà di scuola Juve, ma ha visto la maglia del Toro e poi insomma è un bel giocatore, l'abbiamo detto un attimo fa, quindi sbagliatissimo. No, noi abbiamo in passato degli scambi di giocatori che sono stati l'orgoglio del Torino, ad esempio, come ho detto prima, Bodò era stato Juventus, soprannominato Pinza perché aveva, perché le prendeva tutte. Tutte, un grande portiere. Poi c'è stato Gabetto, Baldo De Petrini, che quando è venuto il Torino, che aveva già 36 anni, quando è morto il grande Torino. Sì. È stato acquistato per niente, è venuto e si è messo a disposizione, addirittura è stato poi uno degli artefici della fondazione dell'associazione degli ex giocatori certo. Granata. Quindi pertanto, puoi capire come si era data la causa. Ha trovato l'ambiente, è stato fino a che è mancato, è sempre stato Granata. E quindi insomma, un altro. Poi c'era dobbiamo però anche dire che se parte dello stadio fischiava, l'altra parte la tribuna ha contestato questa presa di posizione. C'era anche in tribuna che fischiavano, qualcuno c'era anche, ma c'era anche delle urla che hanno sì. C'erano anche quelle.
Ci fermiamo. Pamela, ricordiamo come fare per parlare con noi, perché tra poco incominceremo a sentire i vostri commenti da casa. Potete contattarci allo 011 248 96 97, scriveteci a orgogliogranata@grp.it oppure su www.grptv.it. Molto bene, allora aspettiamo le vostre mail, le vostre telefonate, tra poco però dopo la pubblicità. Torniamo in studio, intanto ci sono aggiornamenti particolari da Vicenza, sempre 1-0 per il Padova, ricordiamo il posticipo dell'undicesima giornata di ritorno al campionato di Serie B, quella che chiude la giornata odierna, una vittoria, abbiamo 3 punti che per adesso ridanno slancio al Padova, che salirebbe a 53, scavalcherebbe il Varese, andrebbe comunque a 7 lunghezze dal Verona, ma riconquisterebbe una posizione importante in chiave playoff. Vicenza ha fatto poco per cercare di recuperare la situazione, 42 minuti sempre 1-0 del Padova sul Vicenza. Abbiamo sentito, parliamo ovviamente ancora della partita contro il Gubbio, abbiamo sentito il mister, abbiamo sentito Guberti e Surraco, e sentiamo anche che cosa pensa il presidente Cairo di questo successo 6-0 contro il Gubbio. Ovviamente, dice Cairo, prudenza, piedi per terra, perché la Serie B purtroppo il Toro la conosce e sa quanto è insidiosa e quanto è strana. Meglio di 6-0 non è facile fare meglio, no, direi molto bene la vittoria, molto bene la partita, molto bene le tante occasioni create, il gol di Surraco mi ha fatto piacere, perché ci tenevo che facesse gol, i 2 gol di Bianchi, molto bene, il primo se l'è creato veramente lui con grande caparbietà, e poi il secondo ha fatto una bellissima cosa, peraltro su un assist eccellente di Sgrigna, benissimo anche Antenucci, bene Pasquato, sono contento per lui, è entrato, devo dire, in 20 minuti ha fatto tutto il possibile, cioè gol, assist, 70 secondi sì, gol, assist e poi anche ammonizione al giocatore, quindi meglio di così non si può. Beh, sicuramente inaspettati, io non pensavo che questo accadesse, perché comunque ti immagini che a Nocera il Verona, che l'abbiamo visto qui, ha fatto grandi cose, e il Pescara ad Ascoli potessero fare come minimo un pareggio, ma io pensavo anche di più, e questo conferma una volta di più che il campionato di B è un campionato molto particolare in cui non puoi sottovalutare nessuno, e a volte può essere più pericoloso giocare con l'ultima in classifica che non con la prima, per cui è molto importante stare sempre con i piedi per terra, a maggior ragione oggi, abbiamo 10 partite ancora alla fine, abbiamo 4 punti, però 4 punti in un campionato di B non so niente, quindi è fondamentale fare finta di non averli e giocare con la determinazione che abbiamo avuto oggi. Però per fortuna che questi 4 punti in fin dei conti ci sono, e magari uno può non pensarci, ma sono lì a ricordare che il Toro è primo. Adesso Pamela, sentiamo chi è, sì, abbiamo, che da casa Renato, vuole parlare con noi. Renato al telefono. Pronto? 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 Ciao! Come state? Sono Renato. Sì, siamo qui. Sto riflettendo anch'io. Io preferirei riflettere dopo le sconfitte che dopo una vittoria per 6-0. Comunque, ognuno può riflettere quando vuole. È un po' stanco, Venturino, è un po' stanco. Forse gli manca il mare. Gli manca il mare. E allora stasera raccolgo l'entusiasmo del presidente, finalmente. Sì. Io preferisco essere primo in classifica che dietro. Comunque va bene così. Dobbiamo avere paura del Sassuolo, perché adesso il presidente del Sassuolo, della Mapei, è stato nominato presidente della Confindustria. Sì. E ha già detto che vuole portarli in Serie A, e quindi c'è un altro pretendente. Comunque sembra meglio stare davanti che dietro. Ma state tranquilli, sursum corda. In alto i cuori, perché siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Ciao Gattolino, state buona. Ciao Renato. Buona Pasqua. Ciao. Ciao, grazie, buona serata. Sempre forte, Renato. Allora, approfitto di quello che ci ha suggerito Renato, perché un esperto di ciclismo, un appassionato in studio ce l'abbiamo, ma Angelo, è meglio stare davanti anche nelle volate, o è meglio partire da dietro quando devi vincere? Beh, a secondo il potenziale dell'atleta, eh. Allora lì bisogna vedere se hai, adesso non ci sono più, cioè, quegli sprint di una volta, allora Cipollini partiva da dietro perché le mancava quel
tic di, allora facevano le volate a un chilometro, sì. Allora tutta la squadra lo tirava, lo trainava e lui ai 50 metri partiva. Veniva fuori di potenza, ma non lo sprint come eravamo abituati ai Van Looy, ai Poblè, questa gente qui. De Filippi. Adesso, anche Nino era un bel cliente, eh? E allora adesso è cambiato tutto, e lì, però se hai dei corridori a secondo le qualità, lì sta sempre al direttore sportivo, no? Puoi decidere che strategia mettere. Che strategia, se la squadra è meglio... si adopera per fare questo genere di volate, no? Il treno che si faceva magari 2 chilometri prima, le entrano e nessuno si infila in questo treno. Non puoi. Ma per il Toro, come fosse una volata all'ultimo chilometro, è meglio partire da con questo Toro, con queste caratteristiche, con questa mentalità. Non sono abituato, dato che non sono più di primo pelo, non sono abituato a questa posizione così di classifica. Per me è molto piacevole essere in testa, anche se è più stressante, perché certo, tutti già il nome più. Torino è già un nome che impegna. Tu vai con senza voler denigrare la Scaffatese, faccio per dire, giocasse col Torino si impegna alla morte. Certo. E tutti si impegnano alla morte, perché il Torino è una società con un passato super glorioso, e pertanto essere in testa mi torna più sorridente. Mi auguro la posizione più naturale che più compete. Ecco, anche se dobbiamo dire che tanti insomma giocano anche per noi, perché viene a vantaggio, no? Che questi exploit della sconfitta del Verona contro mai più ti andava a pensare. Verona, no? Che va a perdere un cero inferiore o l'Ascoli che batte il però il lì se lasciano lavorare in pace questo mister, che non ci sia i Gasperini che gasperino intorno, è una cosa che torna a vantaggio al Torino. Allora, se vogliamo bene al Torino dobbiamo smetterla di essere super tecnici o non tecnici. Il tecnico bisogna lasciarlo fare a chi ha la mansione di fare il tecnico. Vabbè, noi comunque teniamo desta l'attenzione, perché il risultato è quello, è giusto che magari anche qualcuno lo ricordi ogni tanto che il Toro non può prendere 4 gol in casa dal Verona e non può rifiutarsi di giocare, bravissimo, tecnica o non tecnica, quando vai ad affrontare una squadra che insomma sulla carta non è alla tua purtroppo alla tua nel percorso ci sono questi incidenti, perché lì è un incidente non calcolato appositamente, perché altrimenti lì io non voglio entrare come tecnico, ma sentire bastava mettere qualche centrocampista però è andata così, dai. Forse è una lezione che forse ci andava in questo momento del campionato, questa lezione ci andava, perché adesso penso stiamo adesso facendo i piedi per bene. Terra ci sono sempre. Guardate che con la Juve Stabia è una squadra difficile da giocarle contro, perché io l'ho vista qui, sì. Sono ben messi e sono una squadra difficile. Pertanto il Torino, dopo una sconfitta di 4-0 che poteva anche essere di più, si dice non era proprio l'avversaria adatta anche mentalmente per ripartire. Lì hanno preso le misure, è andata bene con proprio esaltante. Allora dicevamo di questo siparietto che c'è stato dopo la partita tra il mister e tra il presidente Cairo, che si sono incrociati proprio in mix zone, e ovviamente la provocazione era sul contratto, se è già stato firmato, se non è stato firmato, insomma ci sono tante voci. Vediamolo questo siparietto che ha ripreso Alberto proprio mentre aspettavamo di fare le nostre interviste. Daniele, allora, insomma, sorrisi sì, ma forse la macchina non è perfettamente oliata. Da una parte forse Ventura aspetta qualche garanzia per il prossimo campionato, che tutti ci auguriamo sia di Serie A, e dall'altra Cairo forse con un occhio al portafoglio e alle strategie di mercato aspetta effettivamente di vederla questa Serie A. Tu cosa ne pensi? Cosa dicono anche i tifosi sui forum, politici, sul sito? Ma è lo stesso siparietto che ho visto un paio di settimane fa alla Sisport. L'abbiamo già visto, c'era esatto. La conferenza di Ventura, Cairo, il presidente, è arrivato dentro la sala stampa, ha fatto qualche battuta, si scherzava. Poi le ultime settimane Ventura ha detto non vuole parlare del contratto. Lo si è visto un attimo teso, lo dicevamo la volta scorsa. Questo siparietto, insomma, conferma, secondo me, come dici tu, lui ha chiesto delle garanzie per la prossima stagione e tardano ad arrivare. Le garanzie sono i giocatori.
con che squadra va a allenare l'anno prossimo, che squadra va a allenare, che giocatori va a allenare, perché lui, ricordiamo, si è bruciato a Bari all'età che ha, se viene in Serie A col Toro, cioè, fa una viene stagione per fare negativa, un diciamo, la sua carriera, non dico che finisce, ma diventa quasi compromessa. Vabbè, è il momento in cui deve raccogliere qualcosa di questa carriera. I tifosi stessi, Jacopo, aspettano di vedere, insomma, in Serie A siamo già stati, siamo già retrocessi, che squadra si va a fare, perché l'abbiamo detto altre volte, abbiamo una marea di prestiti, pochi giocatori di proprietà, capire cosa succederà a Ogbonna, se rimarrà, sarà confermato, sarà ceduto in nome del bilancio e di altre situazioni, se Bianchi rimarrà, a me sembra il suo ciclo finito a Torino, però fine stagione vedremo, si sì. Parla di Catania, Atalanta, abbiamo detto altre volte, eccetera, e quindi Ventura ha chiesto delle garanzie, secondo altre voci che ho sentito negli ultimi giorni mi dicono che ha già firmato, che stia già programmando la prossima stagione, e quindi non voglia, la diciamo... battuta che abbiamo sentito è no, del contratto non si parla perché porta male, e appunto quello che tu hai parlato già, molto prima di Verona, già firmato, e una voce ha detto sì per la Sampdoria, scherzando ovviamente, ci sono anche le voci nelle scorse settimane, diceva non so chi prima, Natalino dalla Sampdoria eccetera, però staremo a vedere, siamo lì, insomma, siamo già a fine marzo, siamo anche un po' in ritardo forse, di solito a febbraio inizio marzo così, possiamo si fanno dirlo, già siamo le squadre per l'allenatore, e per l'allenatore sì. E poi anche per i giocatori, perché già adesso bisognerebbe, insomma, programmare e aver seguito già dei giocatori in prospettiva la prossima stagione. Di solito le squadre una volta ti facevano così, magari adesso è cambiato, me lo dirà Natalino se magari all'ultimo momento. Però il Torino è abituato negli ultimi anni a prendere una marea di giocatori tra giugno e luglio, diciamo, e poi ne prendere altri a settembre, a gennaio diciamo un'altra che marea. Ventura aspetta il progetto. Il famoso giusto. Progetto di cui famoso si parlava. Scusate, che, ma ne parliamo dal 2005 del progetto. Che naturalmente partire di nuovo come all'inizio, che era partito, certamente gli stava anche bene avere un progetto anche all'inizio, avventura così. Lui si è messo in discussione Natalino chiedendo di fare un contratto di un solo anno a inizio stagione, sì. Anche lui voleva mettersi in discussione, veniva da un'esperienza negativa. Sembra che è abbastanza giusto. Voleva dimostrare sul campo ai tifosi il lavoro che ha fatto, adesso l'ha dimostrato, di saper lavorare bene, grande gestione del gruppo. Tra l'altro si parlava un po' di numeri prima, 19 gare vinte, 9 pareggio, solo 4 sconfitte, direi 48 gol fatti, 22 subiti, uno score di tutto rispetto, numeri, tutto rispetto per la Serie B di quest'anno. Ma figuriamoci. Ci fermiamo, anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, così abbiamo più tempo all'inizio del prossimo blocco. Pamela? Potete chiamarci allo 011 248 96 97 e scriverci a orgogliogranata@grp.it e su www.grptv.it. Molto bene, aspettiamo i vostri commenti, ci fermiamo, torniamo tra poco. Ben ritrovati, allora continuiamo a parlare della gara contro il Gubbio, però cominciamo anche a pensare al prossimo impegno di campionato, perché c'è la trasferta contro l'Empoli, in difficoltà i toscani, ma comunque squadra da prendere con attenzione, perché mi pare che sono così 20 anni che non vince più il Toro in quel Toro, guarda, lo stavo facendo oggi un articolo su tutto Toro. Dopo me lo racconti, fammi andare da Pamela perché abbiamo una mail da casa. Sì, allora Michele ci scrive: buonasera a tutti, volevo solo dire che non si può fare a meno di giocare senza uno dei pochi giocatori degni di giocare in Serie A, cioè il capitano Bianchi. Come al solito ha ragione Natalino, e che non riesco più a riconoscermi in una maratona che fischia, a prescindere, un giocatore che entra in campo con la maglia del Toro. Insomma, dagli torto. Ha detto quello che poi ho detto io. Certamente non lo so, per me è antisportivo. Fischiare a priori un giocatore che non hai mai visto in campo con la tua maglia. Volta io ho detto, io personalmente come tipo, come sono io, non l'avrei mai preso. Ma questo non vuol dire che non può... È anti-intelligente. Cioè... Vabbè, ho capito. insomma, ognuno poi può farsi l'idea che vuole dell'intelligenza di chi Angelo Marello, che è uno della storia, racconta dei fatti... Facci vedere quella fotografia, così intanto la inquadrano dalla camera, perché ci racconti un po'... Gira, no, tienila tu, girala così, ecco. Così intanto ci racconti... C'è qualche giocatore importante. E c'è qualche giocatore importante in quella fotografia, sì. Eccola qua, allora chi sono questi ragazzi che vediamo con la maglia del Toro? Uno è un presidente che ha onorato il Torino simbolo. Quando è morto il grande Torino, hanno fatto un po' di misto, no? C'era Benito Lorenzi, Boniperti, John Hansen, Muccinelli, Benito Lorenzi l'ho già detto, sì, no? Detto, poi c'era Moro e l'altro portiere, insomma, lo storico
Sentimenti quarto. Sentimenti quarto. Pertanto, quindi, e questa gente per qua, chi non lo sa, giocavano nella Juventus questi ragazzi. Questi giocavano nella Juventus. Tanto per ricordarci. Ecco, adesso vengo al telefono, un minuto solo, facciamo concludere Angelo. Comunque questa è lo stesso Sentimenti quarto, è stato uno storico, no? È quello che ha giocato assieme al grande Torino nella nazionale di Pozzo. I 10-11esimi. 10-11esimi, cioè tutti Granata tranne il Sentimenti quarto. Pertanto, che è ancora vivo adesso e l'estate lo fa, passa a Cantoira, che è un personaggio stupendo ancora, lucidissimo. E pertanto bisogna, non so, questa esaltazione di questi tifosi, no? Non riesco a capirla. No, noi siamo dalla parte dei tifosi, per carità, però ci sono alcuni comportamenti che non ci spieghiamo, no? non ci piacciono così a priori. Pamela? Sì, abbiamo Daniele al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Niente, ho telefonato qui a GRP perché vi seguo sempre da tanto tempo. Ci fa piacere. Niente, inizio questo mio intervento salutando e ringraziando il carrozziere Marello, perché ho avuto l'onore di portare il mio furgone da lui diverse volte e si è sempre dimostrato, oltre che un Granata, un signore, veramente un personaggio, veramente grazie. Bel grosso. E poi niente, volevo chiedere, io sono stato in maratona per tantissimi anni, sì. Allora c'era la divisione tra noi e gli ultras, ma allora c'era la politica di mezzo, era già sbagliato. Adesso volevo chiedere, ormai non vado più allo stadio, lo seguo ormai da casa, ma si sente parlare così di divisione di gruppi in maratona tra vecchi e giovani, cosa c'è di vero? E poi spero, come Natalino, che Bianchi rimanga al Toro a vita. Grazie. Grazie, buonasera. Che ci sia una divisione l'ho sentito anch'io, me l'hanno detto alla Sispo la settimana scorsa, da un po' di tempo, giovani, vecchi, secondo, primo anello, c'è qualche movimento, una situazione di divisione tra la tifoseria, poi bisognerebbe approfondirla insomma nei discorsi. Sì, insomma adesso siamo a livello così di voce, di sentito dire, pare che ci sia insomma. Ma questo già gli ultimi anni, un cambiamento di rotta, insomma ragazzi più giovani rispetto ai capi che c'erano una volta. Storici diciamo così, esatto. del tifo organizzato della Qualcuno dice speriamo che curva. Si cambi in vista della Serie A, leggevo in questi giorni qualcosa, staremo a vedere. Io quello che voglio dire è chiaramente non sono condivisibili i fischi per Pasquale. Marello è qui, lo sa che è nato un pochettino prima di noi, ha visto dei grandi campioni, ha avuto... Ma io voglio dire, ma la curva maratona deve rimanere storica per il giovane e il pochettino più anziano. Cioè, voglio dire, deve essere una cosa coatta, insieme. Perché quando vai a... Degna da Torino. Scusa. Non... Sai cosa, Natalino? Gli ultimi anni è cambiata anche un po' la società, il modo di andare nelle partite, gli ultimi anni è una testa del tifoso, altre limitazioni hanno un po' variato un po' la mappa del tifo. Ma puoi pensare che una curva importante come quella che c'ha la Roma possa cambiare col giovane e il vecchio? Ma vanno a vedere, però anche lì gli ultimi anni un po' qualcosa è cambiato. Vabbè. Sentiamo chi c'è a casa. C'è Felice al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, senta, io sono un tifoso Granata, vedo con tanto piacere la vostra trasmissione e vorrei salutare il grande amico Marello e alla sua destra, guardando la televisione, il caro amico Possati. Ciao Natalino. Ciao, ho capito. Facciamo una cosa bella, come ha detto Angelo, stiamo coi piedi per terra, lasciamo lavorare bene il nostro mister e i risultati non mancheranno. Certo. Perché il Torino, se lo lasciamo giocare come è capace di giocare, lasciamo perdere Verona e Juve Stabia. Pensiamo che abbiamo vinto 6-0. Sabato c'è l'Empoli. Guardiamo l'Empoli. No, guardiamo sempre avanti, mai indietro. E vi dico per ultimo, forza Toro, grazie di avermi dato la possibilità di parlare con voi e di salutare questi due grandi amici. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, dicevamo...
tra le varie suggerimenti che ci sono arrivati, ovviamente si parla, si continuerà a parlare fino all'ultima giornata certamente di Bianchi. Vediamo un po' com'è la situazione, l'abbiamo aggiornata, la situazione dei bomber del Torino, perché Cantelucci a 9. È stato un botta e risposta, piacevole botta e risposta, quello di sabato pomeriggio. Allora, la situazione dei bomber in casa del Toro è così: Antenucci 9, Bianchi 8, Sgrigna 7, poi abbiamo aggiunto quegli altri due che sono arrivati per dare una mano al reparto avanzato, un gol a testa per Meggiorini e Pasquato. Meggiorini ha avuto qualche presenza in più certamente di Pasquato, Pasquato è entrato, abbiamo visto, e ha segnato. Però c'è una dimenticanza, immediatamente. Cioè Stevanovic ha tre gol. No, non è una dimenticanza, e cioè, fa parte di un altro settore. È voluta la questione. Questi, bomber, diciamo che questi ce l'hanno presentati come bombe. Stevanovic fa un altro mestiere, però ha dato anche lui il suo buon contributo. E c'è ancora il caro vecchio Ebagua, che è anche fermo a tre, che è andato a Catania. C'è Ebagua che a Catania però non pervenuto perché ha giocato pochissimo. No, però nei marcatori del Toro ha giocato forse una partita subentrata. Di partita, non mi ricordo di averlo visto. Ha dimostrato tante volte, e mi dispiace non averlo visto giocare, per carità. Tenucci ha dimostrato che insomma sta facendo una gara, diciamo così, tra lui e Bianchi. Bianchi ha segnato due gol, lui per rimanere davanti doveva segnarne due, ha fatto anche due gol di pregevole fattura, dimostrando ancora una volta di essere uno dei giocatori più continui di questo campionato, perché Ventura l'ha utilizzato per parecchio tempo a sinistra per la mancanza di Guberti, è tornato in attacco, e da quando è tornato in attacco comunque fa gol, ne fa fare, ha sbagliato pochissime partite anche lui. Ma cioè, non vorrei tornare su una questione trita e ritrita degli attaccanti del Toro, perché ne se ne è sempre detto. Poi c'è Meggiorini che è arrivato a gennaio, che diciamo possono volta. Giocare insieme Bianchi e Antenucci come poteva giocare insieme Ferrante. E qualche dubbio lo lasciano. Fammi sentire Fossati, no, poi sentiamo anche gli altri. C'è da dire che sono tutte e due che cercano il gol. Non si cercano, ecco. Ma cercano il gol. Però non dimentichiamo, qui c'è Angelo e lo sa, c'erano due giocatori che non andavano d'accordo, e se ne erano due bomber, ed erano Pulici e Graziani, e non andavano d'accordo. Però giocavano insieme. Come mai? Come mai? Che c'era lo spirito. A parte le qualità. Sì, allora, no, ma beh, sicuramente. Però lì anche ne va di mezzo il prestigio, il potenziale dell'allenatore. Certo. E l'allenatore ha fatto sì di amalgamare, c'era una squadra stupenda, no? E questo ne va a vantaggio la squadra e chi la dirige, chi la pilota. In questo caso Radice era severissimo, però era una persona... A me un allenatore così ce lo sogniamo, Cosa dite voi? No, a me non so, gli attaccanti che cercano il gol e si cercano non tanto loro, a me sono sempre piaciuti. È quello che potrebbe fare, dici tu. Ma c'è da dire una cosa, che Antenucci però non dimentichiamo che gli ha fatto cambiare anche ruolo, una volta si è messo a giocare a sinistra, quindi è un giocatore che si è reso disponibile. Si è speso per la causa, per la necessità. Ha fatto bene, perché intanto lui è impegnato al massimo. Ci sono delle cose da dire, cioè che forse più a Bianchi che Antenucci è un cercatore di gol, perché forse è più prima punta che l'altro. Io qualche asset di Antenucci a Bianchi l'ho visto, non mi è mai capitato di vedere il contrario. Quindi, è vero, che secondo me possono essere, in realtà, possono tranquillamente coesistere. Era una provocazione, per carità. No, ma se proprio vogliamo andare a prendere... Io personalmente, non so, di avessi una squadra, non credo che mi farei tanto problema a fare giocare insieme. Ma Bianchi però parte anche molto da distante, ultimamente sì. Ed è quello che non, probabilmente io personalmente non lo capisco. Partire da lontano lui perde del suo. È un giocatore che se arrivano dei cross dal fondo ti fa male. Secondo me il problema dov'è di Bianchi, che parte da dietro, semplicemente perché i centrocampisti continuano ad essere soltanto due. Quindi lui è uno di quelli che deve andare a coprire il vuoto. Può darsi. Comunque qui ha fatto un gol che proprio vuol dire... l'ha voluto, guarda qui. E perché aveva molta rabbia per il gol sbagliato prima, Jacopo eravamo in tribuna stampa, credo, hai visto la rabbia con la quale è esultato. Faccio una battuta, Pippo Toschi un gol così non lo faceva. Perché ci vuole il fisico, no? Ma non perché Toschi ti faceva il gol vero, come ha fatto a Milano col Milan, che era gol sacrosanto. Come quello di Genova. Se un giorno o l'altro dobbiamo andare a cercare sto gol di Toschi. Datemi un po'. Qualche giorno di tempo e andiamo in archivio. È scandaloso. È scandaloso non aver dato. E anche quello di Agroppi.
Quello forse ce lo ricordiamo già un po'. No, ma tutte e due è stato visto forse più volte. Forse più volte quello ce l'hanno fatto vedere. Ma perché c'era un certo Lippi che, ecco, bravo, appunto. Che la schiena non ce l'aveva sulla riga di porta, ma ce l'aveva sulla rete dietro. E che aveva già la gobba. Ma io, quindi, già lì era. Essendo che ero fraterno con Roberto Rosato, glielo ho detto, tu il tuo dovere era di dire che il fallo ve l'avete combinato tra voi due. A parte che lui giocava nel Milan e in nazionale non poteva, però sarebbe stata una cosa mica da non come c'è. Ha fatto Buffon a Udine, la Juventus vinceva 3-0, sì. ha ripreso l'arbitro nella rimessa dal fondo, dice no, l'ho toccata. Pertanto, e quindi ha dato il corner. Certo. Però col Milan recentemente non ha fatto la stessa cosa. Vabbè, adesso di gol di Montari. E lì voleva arrivare. Volevo dire la un conto è vincere 3-0, un conto è quando... La partita scudetto, la palla è entrata di tanto così, non ha fatto la stessa cosa. Non ha fatto attenzione, non l'ha vista. E non l'ha vista. Era solo mezzo metro. Non l'ha vista. Ci fermiamo, com'era? Potete chiamarci allo 011-248-9697, scriveteci a orgogliogranata@grpi.it oppure su www.grptv.it. Allora aspettiamo i vostri commenti, ci fermiamo, breve pausa, torniamo tra poco. Sesta parte di Orgoglio Granata, torniamo in studio, torniamo in diretta, torniamo soprattutto con i vostri commenti da casa. Pamela. Una mail e Walter ci scrive: non è detto che sia la lungo decisivo, ogni partita è a sé e il Toro è strano, può vincere alla grande o perdere o pareggiare malamente. La strada per la A è diretta è ancora lunga, speriamo bene. Vabbè, certamente speriamo bene, ma era uno degli argomenti di cui volevamo parlare in questa seconda parte di trasmissione, Daniele. Lungo decisivo, insomma, sono 10 partite da giocare con... comunque ancora due scontri, uno in casa, quello con il Sassuolo tra 15 giorni praticamente, e poi la trasferta di Pescara, però sono 4 punti di vantaggio. Però Pescara è già un po' più avanti. Pescara adesso... forse già sarà più chiaro il destino del Torino. Sì, sarà un po' più delineata la classifica secondo quello che si sta vedendo. Diciamo che fondamentale è la trasferta di Empoli di sabato, tra l'altro su un campo, lo diciamo prima, Toro non ha mai vinto, tranne che nell'84-85, figurati un po'. Coppa Italia, il gol del grande Leo Junior, poi abbiamo collezionato un po' di sconfitte, gli ultimi anni tanti pareggi, poi dopo... Amarissimi pareggi, sì, esatto. L'anno scorso maniera... gol di Junque, pareggio di Val di Fiori, esatto. L'anno prima una 0-0, eccetera. Ricordo negli anni... è arrivato in Serie A tipo tra l'87 e l'88, ma ha perso 2-0, gol di Baiano, Urbano, sì. Una volta ci aveva segnato anche Ekström. Comunque, ma diciamo che quell'1-0 del gol del centenario l'abbiamo abbondantemente pagato. Però guarda, mi sono segnato una partita che ricordo ancora, la sentivo, non c'era quel gol lì, la sentivo alla radio, una partita che se non abbiamo vinto quella volta ad Empoli, non dico non vinceremo mai più, ma 2002-2003 la sentivo per radio, autorete di Cribari al 91esimo, sì. Siamo stati capaci di prendere gol al 93esimo sul rinvio del portiere, Rocchi ci fa l'1-1, roba da sono rimasto di sasso, mi è caduta la radio per terra, sono svenuto perché ho detto non è possibile, fai un'autorete al 91esimo, c'era Renzo Liveri in panchina, erano punti per la salvezza quell'anno. Vabbè, lì diciamo che allora in panchina c'è un mio allievo, perché c'è Alfredo Aglietti, l'ho sì. lanciato io, tanto ritornato in panchina. Adesso l'ho visto un po' disperato sabato. Perché hanno fatto una discreta gara di contenimento, hanno beccato un gol a 21 della fine di Troianiello, io l'ho vista la partita. Chiaramente a noi ci sta bene anche un punto, per dire, no? Perché fai un punto fuori. Loro hanno bisogno di almeno fare un punto, diciamo, noi dovremmo in questo momento andare avanti. Tra l'altro Aglietti, ritornato in panchina perché c'è stato a inizio stagione lui, reduce la stagione scorsa. Poi è arrivato Bepi Pillon e poi è arrivato Guido Carboni. Comunque, però... poi ovviamente ne parliamo, era solo per concludere e rispondere al telespettatore da casa. Fuga decisiva forse ancora un po' presto, diciamo, però che è un vantaggio che se siamo, diciamo, furbi riusciamo, diciamo, non dico a conservarlo, però le prossime partite, quella con la Regina del venerdì santo di Pasqua alle 19 e soprattutto lo scontro diretto che seguiremo qui al GRP col Sassuolo il 16 aprile sono importanti. Tre partite a cavallo di Pasqua che possono dire molto. Sicuramente. Permettetemi di aprire adesso una parentesi nel discorso del calcio, nel discorso del Torino, poi parleremo ovviamente della trasferta contro l'Empoli.
Fatteremo anche noi le nostre ipotesi su che squadra Ventura potrebbe mandare in campo. Volevo, approfittando della presenza di Angelo, di parlare del premio di, intitolato a Stefano Marello, sesta edizione quest'anno, scorso anno, perché poi la premiazione era fine 2011. Esatto. C'eravamo, c'era Giovanni Rossi che ha fatto immagini e interviste, ne abbiamo parlato nel telegiornale. Per ricordare a casa che cos'è il premio, andiamo a risentirlo, quel servizio, quel contributo, poi ne parliamo con te. Complesso ma inevitabile. Sta tutto nella premessa degli organizzatori, il senso della sesta edizione del premio letterario intitolato a Stefano Marello. Nato nel 2006 e giunto ormai alla sesta edizione, quest'anno il premio è stato dedicato ai 150 anni dell'Unità Nazionale e non avrebbe potuto essere altrimenti, ma non per una questione di mera opportunità. Dietro la scelta una vera e propria esigenza che riesce a conciliare la storia con la S maiuscola, con le inclinazioni e le convinzioni di Stefano Marello. Questo sarebbe stato un argomento che sarebbe stato veramente gradito a mio padre, perché mio padre ci teneva molto a quest'Unità d'Italia, uno dei suoi valori era proprio l'Italia unita e la fratellanza fra tutti gli uomini, quindi penso che particolarmente quest'anno avrebbe gradito il tema. Due le sezioni ormai tradizionali in cui si divide il concorso. Prosa e poesia aperte a tutti, scrittori in erba e poeti anche le prime armi, purché inediti. E caso raro nel panorama dei premi letterari italiani, premi veri in denaro, oltre ovviamente alla soddisfazione di vedersi pubblicare in un'antologia dedicata. Più di 400 gli elaborati arrivati alla giuria da tutte le parti d'Italia. Primo classificato tra i racconti Si fa l'Italia della valdostana Serena Villermoz. A un'altra donna, la bolognese Tiziana Monari, il premio per la poesia con La luna di Sapri. Uno spaccato d'Italia, insomma, che prende forma nelle pagine e nei versi, ripercorrendo in un viaggio attraverso luoghi e persone i momenti fondamentali di un secolo e mezzo di storia. Ma il premio Marello, oltre a ricordare la figura di Stefano, a suo modo storica per un quartiere di Torino, dalla Barca a Barriera Milano, dove arrivò nel dopoguerra dalla Langa, segna ormai un legame identitario proprio con la città. Diciamo uno di quegli eventi che forse non raggiungono, raggiungono poco le cronache patinate dei giornali, dei quotidiani, ma che contano moltissimo nel vissuto di una città. Contano tantissimo, ha detto Chiamparino, per 10 anni sindaco di Torino, insomma un personaggio che la città la conosce molto bene. Contano questi momenti. Oltre che ovviamente contare per te, per la tua famiglia, contano ormai anche per Torino. Sicuramente, perché la sesta circoscrizione ne fa un vanto, là loro come il loro fiore all'occhiello, anche perché sono sacrifici, perché queste spese, tutto il tempo. È una macchina organizzativa mica da poco, 400 elaborati. 422 che hanno scritto dalla Francia, dalla Spagna, addirittura uno dall'Ungheria. Devo dire che devo ringraziare tutte queste persone che si prodigano per far bene. Tra questi c'è Umberto Vai, che è l'ex vicepresidente della circoscrizione. Sì. Con l'attuale presidente e adesso la signora che ha preso in mano, penso, da un anno. Là. Sì, e tutti con la giuria, che sono molto seri, ci danno l'opportunità e la soddisfazione di fare un qualcosa che torna proprio a orgoglio per noi e per il rione, là, un po' Torino, perché intera, perché ci era stato proposto di fare la premiazione al Romano, sì, che è molto più grande, però sembra voler tradire un po' chi è che ha fatto il quartiere, certo. Perché il quartiere, poi ancora questa zona è molto, molto, certo, molto predisposta per ospitare, per aiutare, per far bene, allora noi siamo contenti di rimanere lì. Insomma, siamo contenti anche noi che esista questo premio, che ci sia questo movimento, sì, per ricordare la figura di tuo fratello, ma insomma anche per ricordare un momento di Torino e tanti che sono diventati torinesi arrivando da fuori. Come è verissimo, verissimo. Stefano era un personaggio particolare, che poi lui era un amante della letteratura, poi voi sì che era del paese dove uno dei maggiori scrittori del dopoguerra, Cesare Pavese, sì, e l'altro Laiolo e Beppe Fenoglio, no? Che erano i portavoci della Langa nel mondo della scrittura.
pertanto lui sarebbe stato, avrebbe fatto cosa facciamo noi, cercando di lasciare un segno in questo periodo che poi la cultura è un po' tradita, perché magari spendono i soldi in cose che non voglio puntualizzare, ma però magari potrebbero farne a meno, ma portare... Che comuni, province, regioni vanno a tagliare quando c'è crisi? Non può essere una regione o una città o un paese vivere senza la cultura. La cultura è la base, no? È come il lavoro. Sì. Se non hai il lavoro non puoi avere... Non puoi avere il domani e non puoi avere la soddisfazione, l'orgoglio di essere, di poter dare, dimostrare. Certo. Questa... Io chiedo scusa a chi c'è al telefono, arrivo subito al telefono, però per Natalino ricordare chi è Angelo e chi era suo fratello. Insomma, che ma parlare di suo fratello, io l'ho conosciuto tramite le cene che in effetti sono di buon augurio sempre, nelle Langhe. Però devo dire, Marello è uno di quei personaggi che non può non essere amato, a parte che è del Toro. Eh beh, già quello, però depone lui, a suo favore. Lui è molto, cioè, gli vogliono bene anche dalla parte, scusate se lo dico, dalla parte della Juve, perché lui ha degli amici della Juventus, ma non ne fa una disparità, fa un discorso umano. Sono gli uomini che valgono. Ecco, lui è un discorso di uomini. Certo. Cioè, lo sport qualsiasi vestono, esatto. È l'uomo che vale. Che no? Se l'uomo lascia, se no, non ha senso. No? È quello che poi c'è dietro la maglia che conta, non tanto la maglia che metti fuori. Intanto è un passionale di ciclismo, non può essere. Abbiamo accennato prima, quindi non potrebbe essere che diversamente. Vengo subito al telefono, Pamela. Abbiamo Alessandro al telefono. Pronto, buonasera, chiedo scusa per l'attesa. Buonasera, sono Alessandro, buonasera a tutti. Buonasera. Finalmente, volevo dire che comunque Bianchi ha giocato e ha segnato, così siamo tutti contenti. Sì. Come dicevo sempre le altre volte che telefonavo, anche perché un giocatore così ha una grinta, una voglia di fare bene al Toro che mi sembra assurdo tenerlo in panchina. E speriamo che con l'Empoli adesso giochi, non che adesso se ne esce col turnover, che bisogna di nuovo tenerlo in panchina. E poi niente, volevo chiedere una cosa a Natalino e anche a Roberto. Sì. Per quanto riguarda un giocatore che secondo me, un altro giocatore buono che stiamo praticamente, non so, non lo fa mai giocare, che è D'Ambrosio, perché Darmian è metà Milan e metà Palermo. Perché dobbiamo bruciare un giocatore come D'Ambrosio, che è tutto nostro, delle potenzialità incredibili, è anche buono nella fase offensiva, può migliorare nella fase difensiva, tutto rispetto per Darmian che sta facendo un ottimo campionato. Però volevo appunto chiedere a Natalino e a Roberto di che cosa ne pensano di D'Ambrosio. Va bene, ti ringrazio. Grazie. 50 buonasera. Secondi, uno di due, chi risponde? Ma io posso solo dire che per me D'Ambrosio è uno che ha dimostrato che quando è stato chiamato ha fatto bene e ha fatto due gol decisivi importanti per il Torino. E come? Quindi è uno da crederci. Sì, sì. Secondo me il fatto che ci sia Darmian non potrebbe tranquillamente non escludere il fatto che possa essere utilizzato anche più spesso da D'Ambrosio. È un ottimo giocatore. Ed è della società. Ed è soprattutto nostro. Sono molto d'accordo con Alessandro. Cioè, io ho grande stima di D'Ambrosio come atleta e come calciatore. Quindi lo aspettiamo per rivederlo, come tante volte ci ha fatto vedere, che può essere decisivo e sa giocare al pallone. Ci fermiamo, non prima però, Pamela, di ricordare come fare per parlare con noi. Potete contattarci allo 011 248 96 97, scriverci a orgogliogranata@grp.it e su www.grptv.it. Torniamo tra poco. Ben ritrovati, torniamo in studio. Allora, il Toro ha vinto 6-0, sì, ma qui insomma si continua a discutere ancora del 4-1 col Verona, che continua a bruciare, forse brucerà ancora per qualche settimana. Comunque, partita archiviata anche quella contro il Gubbio. È tempo di pensare al prossimo impegno. Volevo però che tu rispondessi ancora al trasferitore della casa per chiudere la questione su D'Ambrosio, poi torno ancora ad Angelo. D'Ambrosio, ricordiamo, è partito all'inizio stagione, veniva una stagione disastrosa, contestato a fine stagione, è stato bravo Ventura, come nella gestione di altri giocatori, come abbiamo detto Stevanovic ad altri, a richiamarlo in gioco. Ha detto bene Natalino, ha fatto dei gol vincenti a Reggio Calabria e anche un altro gol da tre punti.
Esatto, ha avuto dei problemi fisici perché prima della partita di Castellammare ha detto: D'Ambrosio ha un problema al polpaccio, secondo me si va a giocare sul campo sintetico, me lo preservo per la ripresa, e l'ha inserito dopo. Darmian, è chiaro, non è nostro, un giocatore a metà tratta del Milan e del Palermo, però ha meritato nella prima parte di stagione di giocare titolare. Questo bravo Ventura comunque, quando ha avuto difficoltà, a rimettere dentro comunque D'Ambrosio. E parlava anche delle punte, sì. Dice adesso le punte, speriamo che Bianchi torni a giocare ad Empoli. Anche lì Ventura ha risposto in conferenza stampa venerdì, ha detto in questo momento li vado a ruotare, non stiamo a vedere che giochi Sgrigna piuttosto che Meggiorini, quello che conta è il risultato, ho quattro punte, le faccio ruotare a seconda dell'avversario, del momento di forma, senza guardare in faccia i nomi. Ventura si comporta così, prendere o lasciare, fino adesso siamo primi in classifica, ha ragione il mister secondo me in questo momento. Vabbè, se guarda lo stato di forma non ci sono dubbi su chi giocherà sabato, no? Bianchi ha dimostrato, Bianchi ha fatto 4 gol. 4 gol e di che qualità, che prestazione, voglio dire. Le ultime 2-3 partite ha fatto bene, dopo un periodo che ha giocato poco ha fatto bene anche lui. Meggiorini potrebbe ritornare anche lui in gioco, è un giocatore che comunque ha energia fresca. Perché io mi fido di Ventura, quindi non vado a vedere, ognuno di noi ha i giocatori preferiti, chi preferisce Antenucci, certo, chi Bianchi, carità, quello che conta è il risultato e la gestione del gruppo. Non possiamo fare altro che fidarci del mister. No, è la gestione anche del gruppo all'interno, insomma, delle varie priorità che ci sono. Pamela. Abbiamo Loris al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a tutti presenti, praticamente un abbraccio da un tifoso del Toro di vecchia data, saluto Roberto in particolar modo, se no me lo vado a salutare via Bertola, quindi ho capito chi sono. Indipendentemente da ciò, no, volevo fare solo due considerazioni veloci. Sì. Io credo che il fischiare Pasquato sia sbagliato e parla un ultras, premetto, perché se con Bonna va alla Juve, quelli festeggiano per 2 mesi. E non fischia nessuno. Assolutamente. Per quanto concerne il discorso di uomini di mercato, personalmente io sono uno che metterei Bianchi sul mercato. Perché ritengo che Bianchi a questo punto abbia dato tanto, ma non può più dare in Serie A. Perché è un'altra realtà. In una squadra come il Toro che va costruita. Una squadra che ha praticamente, se non vorrei sbagliarmi, ma di proprietà 11 giocatori, non fai neanche un torneo di calcetto. Saranno considerazioni sbagliate, lascio a voi no. ogni risposta che per carità siete. No, Loris, non ci sono considerazioni sbagliate. Loris, se non ti conoscessi direi che sei un'altra persona al telefono. Ti saluto, grazie, ti faccio rispondere immediatamente. Roberto, cominciamo da te. Vabbè, sì. Visto che lo conosci. Sì, molto bene. Direi che, vabbè, ti ripeto, ha fatto delle considerazioni che possono starci. In realtà... Il ragionamento è mettiamo Bianchi sul mercato con quello che si riesce a portare a casa con i soldi, speriamo, dei diritti televisivi di una Serie A, si mette insieme alla squadra. Secondo me Bianchi, 30 anni quest'anno, 31 nella prossima stagione, cioè per il 31, secondo me non sarà più un grande uomo da mercato, ecco, diciamo così. Non sicuramente un uomo con cui andrai a la sua cessione farà sì che 29 tu... quest'anno, 30 al prossimo. È dell'82, no? 83. Ne ha fatti 29 nel suo abito, 15 febbraio. Siamo lì. Non è secondo me, ecco, diciamo che non più un giocatore su cui puoi quantificare denaro per poter pensare di costruire un'altra squadra. Me l'aveva preso quasi a 7 milioni, no? E adesso se lo vendi a 3-4 e forse non rientri di quelli, no? Ecco, comunque, non fai la squadra ma cambi un po' la totalità della sul della resto squadra. Direi che abbiamo sempre detto che il giocatore di proprietà del Toro ne ha pochi, questo lo sappiamo che è un mercato abbiamo passato in rassegna dovrà essere comunque basato pressoché ricostruita la squadra. E boh, niente, non credo che ci sia altro che mi sfugge qualcosa. No, vabbè, il giocatore di proprietà l'abbiamo detto, poi lui ha citato anche Gasbarroni che ricordiamo fuori quest'estate, insomma. Tra l'altro dove si piazza Gasbarroni, poi finisce il contratto quest'anno. Finisce il contratto, vabbè, si va a piazzare dove predilige lui. A quel punto sarà lui. Il suo problema. No, sarà nel senso, il contratto non mi ricordavo, scadeva a fine campionato, quindi così come con di Pratali, il Toro andava a risparmiare i soldi di Gasbarroni, quelli di Pratali, 750 più 500, sono 1.300.000 euro di ingaggio. Sulla storia di Pasquato, sì. Beh, non posso che dare ragione a Loris, indubbiamente ha ragione, cioè sai, Juve si prende Ogbonna, questi festeggiano davvero. Sì, sì, non stanno a questionare la maglia che vestiva prima. Sì, secondo me se uno dei giocatori che noi, giustissimo conferma il prossimo anno, fosse proprio Pasquato, secondo me anche noi
avremo da festeggiare un po'. Perché tecnicamente è un buon giocatore, adesso, al di là della provenienza, come avevamo detto tutto, prima. È tutto poi comunque aperto. Citava perché giustamente il signor Marello prima, giocatori che hanno passato insomma la riva del Po, e Pasquale Bruno era diventato un idolo, insomma, ricordiamo, ce ne sono tutti, tanti, no? Daniele Fortunato, come? Che prima ci va a vincere un derby, Simone, col cross di Vasquez, facendo autorete, poi viene a giocare da noi, era diventato un perno di Mondonico nel numero 4 lì davanti alla difesa. Però non capisco questi discorsi, io li capisco poco. C'è il discorso di Bianchi, il discorso di Ogbon, il discorso. Ma non si deve fare la squadra. Adesso pensiamo ad andare in Serie A. Poi dopo, prima di dire che questo qui non va bene e quell'altro non va bene. Sì, poi ci ragioniamo. Vabbè, certo, vabbè, calma. Ovvio, Cioè, questo non va bene e quell'altro non va bene. Quando vai in Serie A cambi anche la categoria. Cambia la categoria, devi avere anche giocatori di categoria. Lasciare il percorso al mister, che finora, secondo me, ha già fatto un mezzo miracolo e qualcosa in più a essere lì, pertanto è inutile star lì, andare a vedere il se e in ma. E poi d'altrano, se non abbiamo, finiamo sto se in avanti è nel Toro non arrivano, che ne so, Porriel e le Sciuravi, cioè, finisce che Bianchi sarà il giocatore che terrà il centrale. Però a livello di motivazione, Natalino, tu lo terresti ancora Bianchi l'anno prossimo in Serie A? Non lo so, io le stesse motivazioni di... Io te l'ho detto il mio pensiero, io ce lo difendo sempre, lo difendo sempre, no? Al di là dell'aspetto tecnico, dico al di là dell'aspetto tecnico. La mia impressione è che Bianchi non è più del Torino. Guarda cosa ti dico. Andiamo al telefono ancora. Abbiamo Stefano al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Stefano di Torino. Buonasera, Stefano. Allora, intanto rassicuro l'utente di prima. Bianchi è praticamente già del Catania. A gennaio, quando fu fatta la compravendita verso il Catania, sì, con lo Monaco e via dicendo, Pulvirenti, Bianchi per 3 ore fu un giocatore del Catania. Se qualcuno lì in studio si ricorda bene, durante la partita Inter-Catania, Sky si fece sfuggire l'immagine di Bianchi in mezzo tra Suazo e un altro giocatore che non ricordo, sì, del Catania. Quindi Bianchi ormai è un'operazione già fatta dal Catania, che il signor Cairo poi si spaventò della piazza, di quello che sarebbe successo, la piazza sarebbe insorta se avrebbe già venduto Bianchi a gennaio. Ma Bianchi è praticamente ormai un giocatore del Catania. Sì. Questo ormai è appurato da un paio di mesi praticamente, quindi probabilmente a giugno raggiungerà il Catania in Serie A, e questo è una prima cosa. La seconda cosa è i fischi verso Pasquato. Cioè, non è stata detta una cosa: Pasquato è un giocatore della Juve al 100%, sì, tanto sì, che Pasquato ha rinnovato per 5 anni con la Juve, poi che giocherà il prossimo anno meno nella Juve, ma è un giocatore della Juve. Allora, non si possono fare esempi di Pasquale Bruno o qualche altro giocatore che venne. Qualche altro giocatore fu comprato dalla Juve, non fu prestato al Toro o parcheggiato al Toro da parte della Juve. E allora fischiare Cairo non è il giocatore. Infatti lui ha la maglia, sì, del chiedo, Toro. Chiedo scusa se faccio questa riflessione. No, ma i fischi erano diretti all'operazione, sono non al giocatore di per sé. Fischi, ma allora c'è il giocatore in campo, vabbè, capisco l'operazione, però c'è il giocatore con la maglia granata, quindi. Beh, ma allora vado a fischiare sotto la sede del Toro. I giocatori sono professionisti, signori miei, i giocatori sono tutti dei professionisti, è gente che prende una barca di soldi. Io che personalmente, io ho tanta altra gente o chi vuoi che sia, può fare quello che vuole, siamo in un paese libero. Se a me mi va di fischiare un'operazione, vabbè, o il giocatore stesso, sì, o chi che sia. Ma il tifoso ha tutto il diritto, però c'è anche il diritto di dire che forse che in quel momento non era il caso. Poi ognuno giustamente rimane la sua opinione. Tutto quello che volete, le opinioni possono essere diverse o discordanti, però se a me mi va di fischiare, io fischio, ma fischio l'operazione, sì, che è stata fatta. È un'operazione che non ha senso. Ma questo l'abbiamo detto fin da subito, quando ce l'hanno messo nero su bianco, che Pasquato veniva in prestito però rimaneva della Juve e il Toro rischiava di doverlo valorizzare per altri. Questo l'abbiamo detto fin da subito. Ma per altri chi? Per la Juve, perché è della Juove. Se Pasquato fa 7 gol in 10 partite, il prezzo sale, ma sale per la Juve, non per il Toro. Non ci guadagna niente. No, ma io quello che mi chiedo, cioè, anziché valorizzare Pasquato, abbiamo un altro giocatore che è parcheggiato in primavera, che si chiama Verdi, Simone Verdi, che non so se qualcuno si ricorda. Ma è infortunato da diverse settimane. Ce lo ricordiamo.
ha dei problemi fisici da diversi settimane. Allora, chiedo scusa, io tra 10 secondi devo andare in pubblicità. Volevo ringraziare e salutare il telespettatore per queste riflessioni. Partiamo da questo spunto, però, dopo la pubblicità, Pamela. Potete scriverci all'orgogliogranata@grp.it oppure su www.grptv.it. Torniamo tra poco con l'ultima parte di Orgoglio Granata di questa sera. Allora, ben ritrovati, guardavo l'orologio perché manca l'ultimo quarto d'ora, abbiamo ancora diverse cose da dire. Prima di tutto, siccome ho chiuso velocemente perché dovevo andare in pubblicità con il telespettatore di prima, per carità, allo stadio anche noi siamo d'accordo, ognuno è libero di esprimere civilmente il suo parere. Se i fischi erano per l'operazione, ci possono stare, perché l'operazione, il punto interrogativo su questa operazione l'abbiamo messa anche noi, non ci sembrava poi una grande operazione per il Torino valorizzare eventualmente un giocatore che per di più ha un contratto di 5 anni, in questo caso con la Juve, ma comunque con un'altra squadra, così come qualche dubbio c'era venuto sul fatto di aver mandato Comi a giocare in quel di Milano e aver preso dei prestiti che potrebbero tornare al Milan e potrebbero tornare Verdi, Jacopo. E Verdi che è un altro giocatore del Milan, ha avuto problemi fisici, non poteva giocare nemmeno le partitelle, si era aggregato oggi pomeriggio alla squadra, quindi comunque ha precisa domanda a Cairo sabato pomeriggio sul futuro di Pasquato, un futuro tutto da scrivere, tutto da decidere, perché attualmente il giocatore è in prestito secco al Torino ed è di proprietà della Juventus. Si vedrà che cosa capiterà con il giocatore. Partita contro l'Empoli di sabato prossimo. Ultimo blocco, come sempre, incominciamo in maniera un po' più leggera con il pronostico, sentire che cosa ne pensano in studio di questa gara, e poi devo ancora tornare poi da Angelo perché mi ha chiesto un piccolo spazio per fare alcuni ringraziamenti, però incominciamo con il pronosticone. Che fai, piangi? No, non è che... Guarda, in certi momenti veramente mi devi credere, rimbianco la Puglia. Senza lavoro, senza panchine, ma senza responsabilità. Troppo forte la Serie A per me. Beh, c'è il presidente che ti vuole bene, su. Il presidente sì, ma i dirigenti mi odiano. Quelli domenica sera si riuniscono, se perdono, e mi fanno fuori decisamente. Ma quante probabilità hai di vincere contro la Fiorentina? Ma quale vince? Magari la Madonna pareggia. Ma manco, quelli non li vedi come sono tutti alti. Sono tutti ai pezzi di bestioni, c'è Passarella, cose che c'hanno al posto delle caviglie, c'hanno il marmo, c'hanno, che devi pareggiare. E provare a portare i ragazzi in ritiro? Dove? Un bel posto arioso. Giusto a Lourdes. Ecco, li porto a Lourdes, li butto tutti nell'acqua benedetta, perché un miracolo solamente mi può salvare a me. Allora, non è il caso forse di andare a Lourdes, allora... Più vicina di Firenze ad Empoli non avevamo trovate e abbiamo scelto, la regia ha scelto questa. Pronostico, trasferta di Empoli, Empoli-Torino, cosa giochiamo? Ma io sono per un pareggio, perché mi va bene un pareggio, poi vincere in casa, quindi rimaniamo in media. Certamente vincere sarebbe una cosa bellissima. Però non è da buttare un pareggio ad Empoli. No. Io lo scriverei 1-1, va benissimo. Daniele? La stessa cosa stavo pensando anch'io. Anche secondo me sarà difficile che andiamo a vincere ad Empoli, perché loro hanno bisogno di punti, hanno perso col Sassuolo venerdì scorso. Dico anche 1-1, Jacopo. Roberto? Ma io spero tanto che si torni a vincere una volta ad Empoli per sfatare il mito, ma dovessi giocare farei il pareggio. Angelo? Sicuramente il pareggio è già una buona base, però... Non è detto che questi giocatori, galvanizzati da questa partita, dimostrino di essere uomini, seguire e sentire che l'orgoglio di vestire la maglia granata e dimostrarlo e fare un risultato positivo, un filino di più dell'1-1 o 0-0. Lo 0-1 magari, 0-1, che potrebbe soddisfarci, no, un po' di più. Sarebbe una vittoria oltremodo importante in questo momento della Vediamo la formazione che è scesa in campo al primo minuto contro il Gubbio, poi ovviamente ci sono stati cambi e sostituzioni, ma magari sulla base di quella formazione, Natalino, cosa potremmo vedere di diverso? La premessa ce l'ha data Daniele, sono tutti a disposizione, gioca chi si sente meglio, chi più...
Ah, io penso in spirito. Io penso che Bianchi e Antenucci siano sicuramente due giocatori che dovrebbero avere il posto, però poi sai, Ventura farà quello. Vabbè, certo. In linea di massimo gli esterni, sugli esterni ti rivediamo, se vediamo ma, qualcuno di questi ma gli o se Stevanovic torna. La mia idea è che ha fatto male Stevanovic. Per me, ecco, per Guberti e per Surraco. Sulla destra, quindi per Surraco, anche se potrebbe fare la stessa cosa che ha fatto con Iori, la prima partita non convocato, certo. Va in panchina, ecco, io, gioca Surraco dall'inizio e Stevanovic subentra nella però ripresa. Però penso che dove possa cambiare e mettere Iori di nuovo a centrocampo. Iori sicuramente al 90% serve dovrebbe tornare a fare il regista con uno tra i due. Di ragionamenti a centrocampo. È un po' di geometria, noi lì ci manca. Invece sulla sinistra potrebbe fare, come diceva Natalino all'inizio, una staffetta Guberti Pasquato. Quando uno finisce la benzina mette l'altro e si azzeccano anche solo 20 minuti con la qualità che hanno questi giocatori, abbiamo visto anche perché avendo visto Empoli può dargli fastidio perché è una difesa abbastanza lenta, chiaramente dietro c'è da valutare il recupero di Cesare che non è sicuro, viene da questo problema alla caviglia, è fuori da qualche giorno. Pratali che Lex è ancora fuori, quindi dovrebbero giocare ancora Ogbonna e Glick favorito su di Cesare. Parisi a sinistra, Darmian a destra, come ti dicevo Iori è uno tra Vive e Sebastia a centrocampo. Io prevedo, come dicevo, Surraco inizio e Stevanovic ripresa o viceversa, e a sinistra staffetta Guberti Pasquato, e davanti forse Bianchi e Antenucci, anche se tengo qualche chance per Meggiorini in coppia con Antenucci o Sgrigna Antenucci. Sono tutte supposizioni, certo. Perché c'è una settimana da lavorare. Domani tra allenamento l'altro, a porte aperte al mattino, pomeriggio porte chiuse, mercoledì andremo a vedere la partitella tra l'altro, alla C-Sport. Riprendendo quello che è successo oggi all'allenamento, Pratali, Sucio e Surraco, lavoro differenziato. Sì, ha avuto un problema al flessore Sgrigna. E Sgrigna che ha avuto un problema muscolare. Non diciamo che in dubbio, però perlomeno ha un inizio di settimana difficile nella preparazione. E quindi in questo caso si può candidare chiaramente Meggiorini o comunque Bianchi Antenucci con un'alternativa a Meggiorini. Ci può stare una gara come Empoli. Roberto. Io penso che in una partita dove il pronostico più gettonato è il pareggio. Avere un tizio che sa calciare molto bene le punizioni e giocarsi le palle da fermo potrebbe essere utile e far saltare questo tipo di pronostico. Quindi io una chance a Pasquato la darei. Anche perché da calcio piazzato abbiamo visto forse un gol solo, che è quello di... come si chiama? Di Parisi, su calcio di punizione, forse... paio di mesi fa, l'unico gol su punizione. Tanto tempo fa. Un altro che ha un buon tiro è Vives, sì. Insomma potrebbe. Non abbiamo dei grandi tiratori. Vives lo è. Pasquato fa tanti gol su punizione. Sì, però Parisi è un bel piede. Solo bisogna vedere la condizione. Comunque l'Empoli, guardando la formazione dell'Empoli, hanno giocatori esperti, hanno Stovini in difesa, difensore centrale, hanno davanti gente come Maccarone che è tornato a gennaio dalla Sampdoria, hanno Tavano che si è ripreso la volta scorsa. No, ma giocatori comunque anche insomma di Boucher anni fa ci fece anche un gol e perdemmo la partita. Tornante. Ficagna, giocatori anche di categoria. Ho visto giocare abbastanza bene venerdì a Modena col Sassuolo il nostro ex Coppola a centrocampo, piccolino, che non ha giocato male. Lui insomma piccolino, ha corso tanto. Tra l'altro adesso insomma il Padova sta facendo anche un favore non da poco all'Empoli, perché sono 4 minuti di recupero, sempre 1-0 del Padova, il Vicenza rimane a 29, l'Empoli ha questi 31 punti, due lunghezze che insomma, l'Empoli come Vicenza sono squadre partite per fare un campionato di centro-alta classifica che poi hanno dovuto scontrarsi con la realtà, hanno cambiato 95 allenatori e si trovano a lottare in zone dove non sono abituati a lottare. Esatto. Molto spesso succede che un Ascoli, un Gubbio che sapevano all'inizio stagione di dover lottare per la salvezza si trovano avvantaggiate. E come? Si trovano molto più avvantaggiate di squadre come appunto il Vicenza, che comunque ha dei nomi che per la categoria non dico fanno la differenza, ma potevano darti la tranquillità di un campionato dignitoso. Non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa. Non dimenticarti che hanno il palato fine a Vicenza. Sono abituato a vedere anche belli giocatori. È un posto anche difficile, anche Marello lo sa perché Puglia sempre lo dice Giorgio. Vicenza è una piazza difficile. Giocare a Vicenza non è una cosa tanto semplice. Prima dai tempi della Nero Rossi Vicenza con Paolo Rossi, un ragazzino simpatizzante. Oggi è così, quindi la pressione anche del posto ti può creare dei problemi. Insomma, quindi ne sappiamo qualcosa di pressione. Poi gli ultimi anni ha avuto tanti interscambi di giocatori col Vicenza certo. Parecchi. Ci sono Svuochi e Cristallini che sono nostri e che sono passati a fare dall'altra parte della scrivania a fare direttore sportivo. Come del Vicenza. Come hai detto Roberto? C'era un 5-0 del Vicenza con la Juve e con Rossi centravanti in quegli anni là. Spero che c'era GB Fabri. È vero? Allenatore. 5-0, vero? Sì. Tra l'altro non abbiamo detto all'inizio, presi un po' da altre cose, che il Toro non vinceva tanto così dal 7-0 dall'89-90 al Pescara, l'anno di Fascetti, la Serie B. Io mi sono ricordato una...
l'esordio in Coppa UEFA, quel 6-0, 6-1 a Reykjavik, 1991, perché era inizio tarda estate, la squadra con dei giocatori che avevamo, Vasquez e gli altri. Quindi, però allora era Coppa UEFA, certo, sarebbe bello tornare a fare quelle partite. Un 6-1 in casa con l'Atalanta, giocavo anch'io, primo gol l'ho fatto io, ma un 6-1 con l'Atalanta in Serie A, e poi ha fatto due gol il povero Meroni, due gol, insomma, ma lasciamo altri tempi. Sono sempre esercizi di memoria piacevoli. In quella stagione di Fascetti abbiamo fatto anche un 5-0 in casa col Como, che mi ricordo. Sì, Marello si ricorda, come, con l'Atalanta, è una delle squadre che ha preso meno gol. No, comunque sono sempre ricordi esercizi di memoria piacevoli. Speriamo di vincere altre partite con tanti gol di scarto. Di aggiornare al più presto con tanti gol di scarto. Allora, prima di avviarmi alla chiusura, se da regia è possibile far vedere queste immagini e queste fotografie, perché abbiamo detto del premio intitolato Stefano Marello. Questo premio però è per Angelo Marello. Siamo a fine gennaio, il premio San Giovanni 2012, il premio che la Sun Piemontesa tutti gli anni conferisce a quei personaggi torinesi che si sono distinti nei loro ambiti professionali, lavorativi, perché hanno comunque fatto conoscere e portato avanti il buon nome di Torino e del Piemonte. San Giovanni è il santo protettore di Torino, questa è l'onorificenza, e quest'anno tra i premiati anche, insomma, Angelo Marello, che abbiamo qui in studio con noi. Sono stato onorato e molto, molto soddisfatto di questo premio, indubbiamente. Chi tanto fa per la città, è giusto che anche qualcosa poi la città gli riconosca. Quello che facciamo il minimo, perché lo sentiamo e cerchiamo di quando si può, di essere utile. E ci fa piacere, ci onora, perché sono stato molto soddisfatto. Tra questi premiati c'era dei personaggi dello sport, tipo Balmamion, che ha vinto due giri d'Italia, campione italiano, è stato un azzurro. Poi c'era dei personaggi della cultura e della cardiochirurgia, tipo il professor Gaeta, che è mondiale. Certo, insomma, è stata una bellissima soddisfazione, tant'è vero che quando è stato intervistato il professor Gaeta, lui dice: ma io sono semplicemente un meccanico del cuore. E allora un altro nostro amico, là, il giornalista Bocca, dice: allora a questo punto possiamo dire che abbiamo anche il carrozziere con il cuore. Con il cuore, che Angelo Marello. È stata, insomma, una bella soddisfazione, tutta la sala ha applaudito, mi sono persino commosso. Certo, una gran bella soddisfazione. Intanto è finita la partita di Vicenza 1-0 per il Padova. Volevo solo salutare, velocemente salutiamo, e dobbiamo ricordare anche parlare della C-Sport, i ragazzini della scuola elementare Gianni Rodari di Torino, che ha mandato questi disegni. Sì. E quindi salutare con le loro maestre, che sono venute a vedere l'evento del Toro Assist. E vogliamo anche però essere vicini a Donaldo Ravino, perché certo, è scomparso, è morto il fratello di Donaldo. Anzi, domani a Rivoli, Natalino, i funerali, domani mattina alle 10:30. Quindi vicinanza a Donaldo e alla sua famiglia per questo lutto che li ha colpiti proprio nella giornata di oggi. Sicuramente sì. Ci fermiamo qui, noi torniamo lunedì 20:45. Ringrazio Natalino Fossati, grazie a te. Ringrazio Daniele Buma, ringrazio Roberto Rena, ringrazio Angelo Marello. Che io, se veloce, non approfitto, veloce, volevo ringraziare le istituzioni che ci rappresentano, vengono sempre al premio letterario, sportivo, che continuano a essere vicini e a sostenerlo. Esatto, questa è una grossa soddisfazione. Grazie Pamela. Grazie Jacopo, buonasera a tutti. E ovviamente grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci a lunedì prossimo, buona serata. In collaborazione con La Foca, soluzioni abitative in bioedilizia.